San Marco, benvenuto per la tua seconda data qui al Glam Not Only Beautiful. Sì, è stata una bellissima serata, sono contentissimo di tornare qua dopo un tour impressionante di tante date, però sono molto felice di trovare i miei amici, uno staff splendido che mi ha coinvolto l'altra volta in una situazione emozionante, veramente un pubblico veramente bello. Hai iniziato nell'88, da allora hai girato e suonato in tantissimi locali d'Italia, sì, come il Tenex, Sottovento, Banana, sì, Minestre, Yachting Club, sì, Pizza, sì, esatto. Ti vuoi citare qualcun altro? Esatto, sì, no, li hai citati te, non vorrei fare un calendario lunghissimo di locali che poi capiscono quanti anni ho, che sono vicino alla sono quasi pensionato. Comunque sì, è dall'88 che mi sono avvicinato alla musica con grande passione, ho cominciato come tutti per uno scherzo e ora è diventato un mestiere, allo stesso tempo un amore, perché la musica per me è un amore che porta una sensazione, emozione che poi trasmette al pubblico. Ecco, ma dimmi la verità, ma qual è la chiave di successo nella carriera così lunga? Uno, la serietà, due, essere costanti, e se posso dare un consiglio ai giovani concentrati verso un obiettivo, allora sicuramente arriveranno a fare tante cose belle. Ecco Marco, una curiosità, ma come e quando scegli le track che poi suonerai la sera nel locale? Ma questa è una cosa un po' particolare, è una linea musicale che io scelgo, faccio una selezione di brani musicali, faccio dei mashup e questa forse è la mia forza, che faccio delle cose un po' particolari che non tutti hanno e questa è la cosa che mi distingue dagli altri. Ma che avevi successo quindi? Diciamo che è un piccolo segreto, sì. Marco, oltre a essere DJ dal 99 sei anche produttore musicale, hai collaborato con importanti etichette sia italiane che estere, portando alcuni tuoi remix al successo, sì, insomma come Keep Rocky che sei piazzata alla top 50 della Beatport Chart, come Chic che è stata inserita nell'album Yourself di Roger Sanchez. Esatto. Cosa c'è di nuovo nel tuo futuro, Marco? Innanzitutto sono molto contento delle cose che ho fatto, più che altro dell'ultimo brano che ho prodotto, che è Chic, che è stato inserito nella compilation di Roger Sanchez. Questo è stato un grande traguardo davvero per me, ma un punto di partenza, tra cui una composizione di un brano con vari artisti, miei colleghi, e una compilation che sta uscendo e stasera avrà qua l'anteprima. Quindi un'esclusiva Glam. Un'esclusiva Glam, la distribuirò, questa è la compilation che è del mio tour che si chiama Ibiza Corner, che rappresenta diciamo quelle sonorità di ibizenche. Cercherò di creare una situazione un po' fashion e anche un po' tendenziosa, un po' stile Marco Lazzi. Dall'88 ad oggi Marco hai cambiato il modo di fare musica e di promuovere la musica, che sì, consigli ti senti di dare ai nuovi giovani che si affacciano al panorama musicale? Ma sicuramente agli anni che ho cominciato io le tecniche di produrre musica erano molto più complicate di oggi. Ovviamente i giovani che si affacciano ora di questi tempi alla produzione sono molto più avvantaggiati per le tecnologie, questo sono sincero a dirlo. Quando ho iniziato io era molto 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 più difficile e complicato. Oggi sono a dare un consiglio ai giovani ragazzi che si mettano e si confrontano alla produzione, di seguire comunque il proprio istinto e di fare tanti studi appunto sui computer, sulle nuove tecnologie che sicuramente sono vincenti a quelle che avevamo noi ai nostri tempi. Marco, una curiosità, se ti chiedo Glam, cosa mi dici? Dico che è un bellissimo locale, rappresentato da bellissime donne. Susanna, una parola anche a te quindi. La stessa domanda, se ti dico Glam, cosa pensi? Un locale molto raffinato e sicuramente da vivere al massimo. Grazie per il tuo feedback, grazie a Marco Laschi per la sua intervista, è stato un piacere averti con noi e in fuoco alla pista come la volta scorsa, promesso? Sicuramente, mi raccomando, sempre People from Ibiza. People from Ibiza. Mi raccomando. Grazie, saluto Marco. A tutti gli amici del Glam di Treviso, siete fantastici, mi avete fatto sentire a casa l'altra volta e spero di coinvolgervi sempre di più. Grazie davvero, un abbraccio a tutti. Grazie a te, ciao, Marco, ciao. Grazie a Susanna.